siamo a Venezia. Siamo qui per una battuta di pesca serale alle spigole, utilizzando gamberi vivi. Oggi avevamo uno spezzone di tempo che non facevamo niente, allora ci siamo fatti prestare una barca e siamo venuti proprio nella Laguna Veneta a vedere se insidiavamo i rombi, visto che in questo periodo voci di corridoio parlano di qualche cattura di rombo grosso. Abbiamo detto proviamoci, abbiamo due o tre ore a disposizione, guardiamo se viene fuori. E l'attrezzatura per fare questo tipo di pesca, che è una pesca che facciamo a scarroccio, quindi in deriva, chiaramente tutto legato anche alle correnti che in queste zone sono fondamentali per poter prendere i pesci. Pescheremo con una lenza a un amo innescando dei ghiozzi vivi, il go. La lenza è fatta da un attacco scorrevole che si chiama attacco sissi, pratico per fare un po' tutte le pesche a scarroccio o quando dobbiamo realizzare una lenza scorrevole. Questo è un sistema che ci permette di far scorrere veramente bene l'esca quando il pesce ci afferra la lenza. Piombi o dei piombi, delle spezzoni di catenella, a seconda del tipo di fondale utilizzo il piombo o la catena. Chiaramente il piombo giallo, come sapete tutti, attira veramente il pesce nei pressi della lenza. Bracciolo, la lunghezza del bracciolo del finale è circa 150 cm. Prima del ghiozzo colloco questi galleggianti, questi flotterini che ho visto da tanti anni di campionati del mondo nei mari del nord, che funzionano molto bene sui pesci piatti, sulle platesse, sulle limande, sui rombi, e quindi colloco una di queste palline galleggianti per far stare il ghiozzo, per farli durare un po' più di fatica, per non andare sul fondo diretto. Con questo sistema il ghiozzo nuota e emette le vibrazioni per andare sul fondo. È come praticamente un galleggiante che tende a sollevarlo, e quindi questo continuo movimento dell'esca per andare sul fondo attira predatori. Lo utilizzo spesso anche quando pesco le spigole a fondo col gambero vivo. Si chiamano 55 BO 303. Ci sono diversi colori: gialli, fucsia, rossi, bicolore come questo, giallo e arancio. E si collocano sul filo per mezzo di una nasolina già presente nella confezione, e al suo interno ha praticamente un piccolo accessorio di silicone che lo trattiene all'altezza che noi desideriamo. Gli ami in questione, trattandosi di pesci, parlano di pesci grossi, di rombi da 1 kg a 6-7 kg, 51-80 del 2-0, 3-0 e 4-0, a seconda delle dimensioni del ghiozzo che utilizziamo. Filo come finale, Soflex, l'ultimo fluorocarbonato di casa Momoi e quindi distribuito a Tubertini, 100 metri, rapporto qualità-prezzo veramente eccellente. Una vasta gamma, si parte dallo 0,10 al 52, quindi è un fluorocarbo che si adatta un po' a tutte le tipologie della pesca in mare. Vediamo come innescare il ghiozzo. Ci sono due o tre sistemi per poterlo innescare. Questo è il ghiozzo go, qui c'è un gamberetto che lo rimettiamo dentro. Questo è il ghiozzo go, è una dimensione media, ci sono più piccoli e più grandi. Diciamo, questa è una dimensione che ci consente di prendere sia il rombo da 1 kg e sia chiaramente il rombo grande. Se andiamo a prendere solo rombi di dimensioni extra large, utilizzeremo dei go ancora più grandi, però ripeto, con questa dimensione si riesce a fare un po' tutto. L'innesco, come dicevo, è caratterizzato da due o tre sistemi. Uno che consiste nel piantare l'amo a chiuderli tutti e due i labbri del pesce, l'altro a innescarlo sul naso, e l'altro innesco è quello di mettere l'amo in bocca e farglielo fuoriuscire dalla gargia laterale.
Ecco, l'importante, si fa una, facendo una pesca a scarroccio, l'importante è che la toccata del rombo viene avvertita con dei colpi e una flessione del cimino. A quel punto apriamo l'archetto del mulinello e lasciamo mangiare il rombo per alcuni secondi. Dopodiché chiudiamo l'archetto, mettiamo in tensione e sentiamo il peso del rombo. A quel punto ferriamo decisi, decisi. Lo lasciamo un po' mangiare perché così mangia e ingoia il ghiozzo, comunque afferra bene il ghiozzo, e poi effettueremo una ferrata decisa. Dopodiché, se tutto sarà fatto correttamente, avremo un combattimento con pesce che tira, soprattutto all'inizio tira molto sul fondo, ma soprattutto un pesce dalle carni squisite. Credetemi, veramente il rombo io ci vado matto. Mettiamoci in pesca e vediamo se abbiamo fortuna, magari me ne basterebbe prenderne uno. Se vedete questo filmato è segno che un rombo l'abbiamo preso. Mi sono portato dietro delle canne da bollentino, tra cui l'Atlantis, la Genetic, la Talaxa 6006, canne che ci pescano normalmente dalla barca e che vanno benissimo per fare questo tipo di pesca. E mulinelli ho dal Maxim all'Artica 7000, diciamo che sono attrezzature che vanno benissimo per fare questo tipo di pesca, per pescare comunque questi predatori del mare, che nel periodo invernale si portano vicino alle coste, anche veramente anche in un metro d'acqua spesso lo possiamo trovare il rombo. Noi operiamo su un fondale che varia dai 6-7 metri ai 12-13. Oggi ci hanno detto che questa qui è una zona buona, vediamo anche la presenza di altre imbarcazioni e speriamo che abbiamo fortuna di prenderne almeno uno. Incannatissimi con la Genetic 370, c'ho un pesce, e a lui, siamo venuti io e l'operatore, siamo qui su Venezia. Ora l'operatore ci vuole il guadino, aspetta, faccio io. Ragazzi, è lui, quello per cui siamo venuti. Eccolo! Guardate un po'. Guardate un po'. Ale! Siamo venuti per un video alle spigole. Bella giornata, ci hanno prestato la barca. Abbiamo detto, guarda, sapevamo che prendevano dei rombi e siamo venuti. E fortunatamente, anche con capacità, ne abbiamo preso subito uno. E anche bello. E anche bello. Siamo sotto Natale, è quello che ci voleva, ragazzi. Amici Italian Fishing TV, ora lo voglio perdere. Ma dove lo agguanti il rombo, perché non abbiamo grande esperienza. Guardate un po'. Guardate un po' che lavoro. Col flotterino. Esperienza di tanti anni mondiale nei mari del nord, con l'innesco del ghiozzo Go, e abbiamo fumato un bellissimo rombo. Non so quanto sarà, ma sarà un paio di chili e mezzo, tre lo dovrebbe essere, un paio di chili e mezzo. Ci abbiamo messo anche il rombo. Ora lo slamiamo, ma credetemi, siamo venuti alla Van Damme, come dico io, due canne l'avevo portate. Ora lo slamiamo e lo mettiamo dentro. Sono contentissimo perché il rombo poi non è che capita tutte le volte. Ora non so nemmeno per aprire la bocca, vi per l'amo. Vabbè, lasciamoglielo, via, lasciamoglielo stare, facciamo un po' di spazio. Bene, ho lasciato mangiare come mi avevano detto, poi non lo volevo sbagliare, non è che si vede 20 toccate di rombi, quando si vede va preso il rombo.
non so nemmeno neanche dove metto, non abbiamo niente, si mette da una parte e poi... Mettiamoci in pesca. Via, rimettiamoci in piedi. Questi sono flotterini che si usano nei mari del nord per le platesse, per i rombi, per le limande, sono tutte sogliole rombidi. E è il modello 55 BO303. Hanno al suo interno una gommina che fa sì che si fermino benissimo sul filo. Come vedete, come le inserisco, e la tengo apposta per fare sollevare un po' il ghiozzo, che nel tentativo di guadagnare il fondo, di stare sul fondo, perché il ghiozzo sta sul fondo, e mettere le vibrazioni molto molto attiranti per tutti i predatori. Chiaramente quando peschiamo all'estero utilizziamo dei vermi, però la funzione è quella di far muovere l'esca tramite il flotterino. Gli ami ci vogliono rigorosamente grossi. Qui tanto il rombo non ha problemi di bocca, con un amo piccolo rischieremo di perdere. Abbiamo messo il flotterino, ora ne andiamo in pesca. Guardiamo se se ne prende l'altro. Uno, tanto ce l'ho, ora si guarda se ne piglia uno anche per Nicolò, l'operatore che sta riprendendo. Sto pescando con un pezzettino di catena, perché il fondo è abbastanza... sono degli appigli. Allora con un pezzettino di catena, oltre ad attirare la catena, perché col movimento chiaramente sbattendo sul fondo attira, ci permette di ridurre al minimo gli incagli. Qui ho messo un filo chiaramente più fine, un 23, che nel caso dovesse incagliare anche la catena riesco a toglierla. Se ce n'è uno, ce ne può essere anche due. Arrego. Noi siamo qui per essere usciti così tardi mattinata, abbiamo preso i go in negozio, vivi, la decina di go, avevo portato due canne per fare questa pesca, perché mi hanno detto che c'erano qualche rombo, dice è difficile, e vabbè, ci proviamo, e abbiamo avuto fortuna, anche capacità, però quando prendi un pesce è anche questione di fortuna, che gli passi l'esca e non lo devi sbagliare, non lo devi sbagliare. Amici Italian Fishing TV, abbiamo preso un bel rombo, veramente un bel rombo, contentissimo chiaramente, questo me lo mangerò per le feste di Natale, e 2 ore di pesca, credetemi, abbiamo pescato 2 ore, siamo stati fortunati nel passarci sopra con le lenze, con gli ghiozzi vivi. Ho aspettato, l'ho lasciato mangiare bene, quando ho visto la toccata ho aspettato, volevo essere sicuro che quando ferravo dovevo fare strike, dovevo fare bingo, perché non sono pesci che ce ne sono veramente tanti, quindi quando ti dà è bene aspettare, e quando decidiamo la ferrata decisa e dobbiamo prenderlo. Infatti c'erano altre barche vicino a noi, abbiamo visto che non hanno preso, quindi diciamo, ci reputiamo fortunati. Ora rientriamo e stasera usciremo per una battuta alle spigole. Un bel rombo da Venezia e un saluto a tutti gli amici di Italian Fishing TV.